Il cambio, io stasera in scarpe da ginnastica sul palco. No, io cambio solo la maglietta. Wow! Quello che mi vedi tutto in black, ma in realtà la maglietta la cambio. Troppo bianco. Ed ecco un altro protagonista di Sempre Curiosa Festival, lui è Edo Pop. Giorgina, ti ho riportato Edo Pop. Eh sì, perché siamo pronti per cominciare questa prima edizione di un festival che non vedevo l'ora di realizzare. E insomma, Edo, tu sarai uno dei protagonisti di questa manifestazione musicale che include il canto, il ballo e tanto altro. Edo, che cosa ci aspetterà? Che cosa porterai sul palco? Allora, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio per l'invito e faccio già i complimenti per questo festival perché il palco è bellissimo, oltre che la location. E allora, porterò tre miei brani, due miei e uno inedito di Alessandro Bono, per cui porto Baby, che è uno dei due brani che ho inciso del cantautore Alessandro Bono, e poi due brani miei inediti del mio album. Aspetterò domani. Ecco, prima di parlare dei tuoi brani inediti, ci tengo a spendere una parola su questo inedito invece di Alessandro Bono, sì, che ci farei ascoltare, perché il 5 ottobre, un po' di spoiler, bisogna un attimino, proprio un po' di pubblicità occulta, mi piace, il 5 ottobre a Milano ci sarà un tributo a Alessandro Bono. Edo si esibirà anche su quel palco e Claudio Gambaro si occuperà del backstage. Quindi sappiatelo, 5 ottobre, segnatevelo. Ma adesso torniamo a Edo Pop. Al Sempre Curiosa Festival. Esatto. I tuoi inediti estratti da un album che si chiama Aspetterò Domani. Sì. Che cosa ci farai ascoltare stasera? Allora, questa sera vi farò ascoltare Il Sorriso di Aprile, che è un po' diventato il cavallo di battaglia dell'album. Oltretutto ho realizzato anche il videoclip nel 2020 a Genova, non da solo, con la persona che mi sta intervistando. Però è stato anche promosso e divulgato da la Giorgina qua presente, che ha collaborato alla promozione di questo album. Assolutamente, fin dall'inizio. Infatti è sempre un piacere partecipare qua con te. E questa volta ci spostiamo un po' più lontani, ma la Liguria è talmente tutta bella che è sempre un piacere. Dai, devo dire che insomma questo palco ci dà l'opportunità di ospitare artisti che provengono da varie zone, eh? E anche tu arrivi da fuori della nostra, diciamo, collocazione, perché tu arrivi da Asti, sì, quindi Sempre Curiosa Festival è un'opportunità per riunire comunque appassionati della musica. La musica crea questo, crea unione, e questo è bellissimo. Sì, assolutamente, crea unione. Infatti, come diciamo prima, da quando è uscito l'album che ci siamo conosciuti, ogni evento, se nel limite del possibile, cerco sempre di venire, anche per farmi conoscere comunque dalla parte opposta del Piemonte, dei nostri vicini di casa. Oh, lui fa anche un sacco di passerelle, il più bello d'Italia, il più figo del mondo. Cioè, lui è anche foto e modello, tra l'altro. Sì, sì, ho iniziato per gioco, un po' per gioco, un po' grazie alla musica, perché con le canzoni, con diciamo la fascia appunto, collegandomi al concorso più bello d'Italia di Alassio, quello di Fasano, che preciso è proprio il concorso originale, quello storico, ho avuto l'opportunità, grazie alla fascia che si assegna ogni anno durante la finale, che è la fascia talento, di partecipare alla finale. Ho fatto tutte le selezioni e lo scorso anno sono riuscito ad arrivare fino ad Alassio con Il Sorriso di Aprile, tra l'altro. Senti, ma tu allora nel futuro, insomma, come ti vedi? Come un cantante? Come un modello? C'è qualche altra immagine tua? Ti scopriremo attore magari. Beh, ecco, attore, insomma, attore sì. Hai fatto anche l'attore nel videoclip, in effetti, quindi. Attore sì, modello mi piace, ho conosciuto questo mondo solo da un paio d'anni e mi piace molto, però ripeto, il mio obiettivo è sempre quello di farmi conoscere con la musica, con i miei brani, le mie canzoni, qualsiasi tipo di palco, quindi anche quello delle sfilate, le passerelle, ed è una cosa comunque bellissima unire diciamo le tue, è un'arte comunque, sia il canto, sia la musica che le passerelle, quindi comunque sfilare. Però in questo mix fare l'attore o fare qualche parte
non mi dispiacerebbe, a dire la verità. Lo sapete che nel frattempo noi stiamo indietreggiando? No, ma perché ho avuto questa... Allora, riavviciniamoci un attimo, non troppo, no, perché lui è altissimo. Non vorrei poi... lo dico io, perché io arrivando da Asti, vorrei fare un tuffo qua che vedo questo bellissimo mare caldissimo. Sì, lo so che voi... Voi avete la nebbia, avete queste cose, okay, però dai, oggi a Sapori guarda il sole che ci sta assolutamente facendo. Assolutamente, tra l'altro stamattina c'era la nebbia ad Asti, solo per dire, le prime ore del mattino. Allora, adesso direi che sul palco devi andare tu, credo, okay, a fare il sound check. Quindi voi rimanete sempre con noi, dillo anche tu, perché poi sì, assolutamente, il programma è tuo, quindi dillo anche tu che il programma è tuo. Giorgina, mamma mia, sì, 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 dai, sì, perché sempre Curiosa Festival, insomma, l'abbiamo detto, proviene dal programma televisivo. Ma adesso noi continuiamo con il soundcheck e sempre Curiosa Festival continua, perché siamo pronti già per le prossime edizioni. Noi siamo carichi, siamo prontissimi, ok? Grazie a Dedo Pop, che sicuramente ci riserva tante altre sorprese anche per il futuro. Ci sono già progetti futuri, dai. Sì, sto continuando a scrivere, quindi fortunatamente ogni tanto mi ritorna la vena e spero più presto possibile di inciderli e metterli sulle varie piattaforme e farli conoscere, quindi poco per volta, però si sta muovendo molto in questo ultimo periodo. Bravo, a proposito di piattaforme, come ti possono trovare gli amici da casa? Dove? Social? Quando? Come? Perché? Allora, su tutti i social, su Facebook con Edopop, Instagram Edopop77 tutto attaccato, su Spotify trovate le mie canzoni e sul canale di YouTube Edopop Official, quindi è facilissimo, non c'è... Se scrivete Edopop esce fuori tutto, per cui non ho utilizzato nomi strani e se venite ad ascoltarmi è un grande piacere, assolutamente. E adesso a cantare, fila, a cantare, subito. Anzi, prima guarda, prima sposta la macchina da là, mettila là, ok, okay, puoi bene passare di qua, lo diciamo in diretta. Vieni Giorgina, vieni, 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 vieni. Edopop, Edopop, Edopop. Allora, sì.